Consigliere Ciocca, come presidente delle attività produttive, lei ieri ha dato un annuncio, sono stati individuati 8 nominativi che possono ricevere subito la mobilità in deroga, una buona notizia. Ma un risultato importante perché? Perché siamo riusciti a sollecitare, grazie anche al suggerimento, all'azione del consigliere Foroni, del collega Foroni, a sollecitare l'INPS ad agire. E siamo soddisfatti perché l'azione della Commissione Quarta ha portato a un INPS a svegliarsi da una situazione che non era spiegabile ai cittadini e agli esodati, che pensare che una procedura non possa, scusate bisticci di parole, procedere perché c'è una difficoltà di tipo informatico nel 2014 a un cittadino non è assolutamente credibile. Quindi fortunatamente siamo riusciti a convincere l'INPS a mettere in campo quanto serviva in termini di procedure per poter dare risposte concrete a chi si è trovato danneggiato dalla riforma Fornero, perché non dimentichiamo che qui non stiamo mettendo in campo un'azione per regalare qualcosa a qualcuno, qui stiamo cercando come Regione Lombardia di mettere una medicazione su una ferita profonda che ha creato la riforma Fornero, che è la ferita degli esodati. Siamo sicuramente soddisfatti, è logico che l'obiettivo è non demordere da quello che è un risultato che ci aspettiamo tutti, che il governo deve assolutamente farsi carico del problema che la Fornero ha creato sul tema esodati. Ecco, adesso l'obiettivo è estendere questa misura anche ad altri. Sicuramente l'obiettivo è fare in modo che anche su altre persone ferite dalla riforma Fornero possa arrivare la stessa medicazione che abbiamo messo in campo per questi lavoratori. Oggi io mi auguro davvero che il governo decida con coraggio e con forza il ritiro, il rigetto della riforma Fornero per ripristinare le vecchie regole, perché purtroppo la cura Fornero ha creato parecchia malattia, ha creato parecchi problemi. Ricordiamo che proprio una settimana fa c'era stato anche un incontro all'INPS con il gruppo della Lega Nord insieme al segretario federale Salvini. C'è stato un presidio importante perché questo ha alzato l'attenzione mediatica, ha dato un messaggio politico forte all'INPS grazie appunto alla presenza del segretario federale Matteo Salvini, sempre presente nelle battaglie che riguardano soprattutto i cittadini e i lavoratori, e quindi si è sicuramente riusciti ad ottenere una risposta rapida, concreta, anche grazie a quell'azione politica che molte volte sono più risolutive degli interventi istituzionali.